sono ricercatore presso l'Università di Trento. Sono ricercatore dal 2004. Ok, va bene. Vi dicevo, io ho due parole su chi sono io. Io sono un ingegnere chimico, laureatosi nel 98, ho poi lavorato un anno e mezzo presso una ditta in Piemonte che faceva processi biotecnologici alimentari, una mideria. Poi ho deciso di fare il dottorato e quindi dal 2000 in avanti ho fatto 3 anni di dottorato. Finito quello, no, pragmaticamente non vedevo sbocchi a Genova e quindi di nuovo sono ritornato a lavorare presso il settore privato e ho lavorato 2 anni e mezzo presso una ditta di Genova che faceva impianti, una ditta di progettazione e impianti, in particolare impianti di trattamento rifiuti, impianti di dissalazione. Poi ho vinto il concorso nel 2003 a Trento, un concorso appunto per ricercatore universitario per una posizione che lavorasse nell'ambito dell'ingegneria alimentare. Vinto il concorso, poi nel 2004 ho lasciato la ditta e sono iniziato il mio percorso a Trento. Quindi ho iniziato con un filone di ricerca di ingegneria alimentare in un settore che a Trento non esisteva. Era stato in quegli anni aperto il corso di ingegneria alimentare, appunto hanno chiamato 2 posizioni di ingegneri chimici, sono venuti da fuori perché evidentemente a Trento non c'era ingegneria alimentare o ingegneria chimica, e poi in parallelo mi sono occupato di processi energetici, quindi processi termochimici e energetici, waste to energy, biomass to energy, biomass o waste to chemicals. Oggi continuo il mio filone di ricerca, perfetto, nell'ambito dell'ingegneria alimentare, ma la maggior parte delle mie energie sono rivolte all'ambito della bioenergia, per cui io ho un corso a Trento che si chiama proprio Bioenergia, Bioenergy, fatto agli studenti di ingegneria energetica, laurea magistrale Interateneo Trento Bolzano. Ok? La numerosità degli studenti è molto più bassa rispetto a voi, quindi qui vedo che siete tutto sommato in tanti, lì ci sono circa una ventina di studenti frequentanti per corte, quindi all'anno. Quindi, diciamo, sinceramente, riciclando una presentazione che ho fatto un anno fa in questo periodo di quelli che si chiamano Energy Colloquia, che sono diciamo, eventi in qualche modo simili a questo, organizzati dall'Università di Trento, quindi diciamo, riciclando quella presentazione, oggi pensavo di poter metterci maggiormente mano, in pratica comunque quello che dico, diciamo, oltre a quello che vedrete, vi potrò dire anche quello che è stato fatto nell'ultimo anno, diciamo, da che questa presentazione è stata fatta. Vi parlerò quindi di processi idrotermici di conversione di biomassa. Quindi idrotermici, come dice la parola, sono processi che avvengono in presenza di H2O, che può essere in fase gassosa, può essere in fase liquida. Sono processi che prevedono, abbiamo detto, l'acqua. Quindi evidentemente se ho una biomassa nobile come può essere il legno so già come trattarlo, sicuramente non andrò a fare un trattamento idrotermico del legno. Posso fare una steam explosion, però è qualcosa d'altro, non è un processo termochimico, la steam explosion è un processo meccanico. Ok? In generale un substrato secco non è il substrato giusto per i processi idrotermici. Quindi questi processi si rivolgono a substrati di rifiuto, biomasse di rifiuto, organiche,
umide, no? Qua abbiamo immagini di diciamo, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, forsu, verde da manutenzione urbana, fanghi di depurazione, acque reflue ad elevato carico organico, reflui da pollina, comunque diciamo reflui da zootecnia. Ok? Qui vedo che si è un po' sfasato, ma poco male, quella che era la, diciamo, le scritte sotto. Ok? Quindi questi sono i candidati per i processi idrotermici. Cosa si fa oggi di questa roba? O si composta, no? O piuttosto si fa la digestione anaerobica. Nel caso del compostaggio otteniamo un substrato per utilizzo in agricoltura, non è che diciamo l'agricoltura assorbe il compost, però tutto sommato ci sono anche delle remore a riguardo, per cui non è così facile poi da smaltire. La produzione del compost spesso è associata al rilascio di cattivi odori e quindi, come dire, si fa ancora oggi il compostaggio, è utile, però ci assicuri, diciamo, lati negativi. L'opzione più praticata è quella della produzione di biogas, quindi digestione anaerobica, produzione di un gas sostanzialmente circa 50% di metano, 50% di CO2, che può essere utilizzato per fini energetici. Questo processo, se volete, ha un unico aspetto critico, che è quello della produzione di un digestato. Comunque, anche da questo processo, evidentemente la materia prima si riduce in quantità, comunque risulta un reflo dal processo che è il digestato. Il digestato che può venire, viene essiccato, avviato a incenerimento con costi abbastanza importanti. Lo smaltimento di discarica ora si cerca di evitarlo, ci sono ora, non sono aggiornatissimo sulle normative, non sono appunto particolarmente competente i processi biochimici, comunque diciamo lo smaltimento del digestato è oneroso economicamente e la legislazione tende a rendere questo smaltimento sempre più problematico. Quindi un'alternativa, no, quella che studio io con alcuni collaboratori, è quella dei trattamenti idrotermici. Qui diciamo la resa è particolarmente, diciamo, qui evidentemente la slide era diversa, evidentemente appunto compatibilità di software è quella che è, sostanzialmente qua andiamo, diciamo, al di là di quella che è la riga centrale, che evidentemente non è corrente come dovrebbe, abbiamo qua illustrati alcuni esempi di processi idrotermici. Un processo idrotermico è la cosiddetta wet oxidation. Quindi in questo caso il substrato, quindi il substrato umido, eventualmente addizionato d'acqua, viene trattato in condizioni di alta temperatura e alta pressione, comunque in acqua liquida, in presenza di un ossidante, quindi idealmente entra porcheria organica, viene ossidata, dal processo uscirebbe idealmente acqua pulita e CO2. Ok? Questo processo è realizzato a Rovereto, che è una piccola cittadina a sud di Trento. È realizzato, diciamo, c'è un impianto costruito alcuni anni fa in grado di fare questa operazione. In realtà, ok, non lo ricordo perché non vedo.
parliamo dell'impianto nella slide che segue. Comunque, diciamo, il concetto è quello, no? Lavoro a, nell'impianto che vi dicevo di Rovereto, 300 gradi, 100 bar, acqua liquida, insufflo ossigeno, meglio aria, ottengo CO2 e acqua pulita. Quindi in questo caso il fine è liberarsi del rifiuto organico, ok? Quindi non c'è un altro output che quello del disintegrare la porcheria organica. In questo caso lo stesso processo viene operato in condizioni di acqua supercritica. Cosa vuol dire acqua supercritica? Se noi abbiamo un diagramma di stacco, no, di una sostanza pura, in particolare acqua, pressione, temperatura, no, stato liquido, solido, aeriforme, ok? Questa è la curva di tensione di vapore, la curva di equilibrio liquido-gas, ok? Questa curva ci dice, no, simile equazione di Antoine, no, questa curva ci dice che al crescere della temperatura cresce la pressione di equilibrio. Noi vogliamo le patate nella pentola a pressione a circa 3 bar e 120 gradi, per cui cuociono prima, perché aumentando la pressione aumenta la temperatura di equilibrio. Quindi la nostra pentola senza coperchio presenta acqua che bolle a 100 gradi, ha un'atmosfera, pressione atmosferica. Se mettiamo il coperchio aumenta la pressione, aumenta la temperatura, cuociamo le patate prima, ok? Questa curva però non è infinita, ok? Si ferma in un punto che si chiama punto critico, cui corrisponde una temperatura critica e una pressione critica, ok? Nel caso dell'acqua la pressione critica è dell'ordine dei 221 bar, la temperatura probabilmente, non mi ricordo se era scritta qua, deve essere dell'ordine di 370, non lo scrivo alla vaglia perché non mi ricordo il numero, comunque circa 170 gradi. Quindi se noi operiamo in condizioni di temperatura e pressione superiori ai valori critici, operiamo con acqua supercritica. Siamo in una fase fluida, che questo gas supercritico è comunque un gas che, per quanto io lo comprima, non diventerà mai liquido. Siamo qua, ok? Quindi questo stato fisico, no, se volete il quarto stato della materia, presenta alcune peculiarità: alta reattività e, nel caso della gasificazione, l'acqua è anche in grado, l'acqua supercritica è un'acqua a ridotta polarità, quindi è in grado di sciogliere porcherie organiche che altrimenti darebbero poi vita a tare, eccetera. Quindi sostanzialmente la gasificazione in acqua supercritica permette di operare rimuovendo quelle che sono le problematiche tipiche della gasificazione a pressione, diciamo, se volete, bassa, che produce, no, è tanto bella, poi in pratica gli impianti non vanno perché sono sporchi. Non voglio dire che questo impianto di gasificazione supercritica vada, nel senso che comunque è un impianto sicuramente high tech, quindi per andare deve andare in un sito idoneo con una tecnologia molto elevata, no? Io ho visitato l'impianto di Rovereto, già in quel caso lì il grado di livello di tecnologia era molto elevato, ok? Qui addirittura abbiamo anche un ossidante, a maggior ragione possibilità di scopo. Comunque, se noi trattiamo la nostra biomassa umida
di un ambiente di acqua supercritica, otterremmo alla fine del processo gas, syngas. Quindi un qualche cosa ricco in idrogeno, metano, CO, dipende dalle condizioni operative, CO2, quindi che può essere utilizzato come vettore termico o piuttosto per fare altre robe, potenzialmente Fischer Tropsch, eccetera. Un processo, diciamo, io mi occupo di gassificazione dell'acqua supercritica dal 2010, quando un dottorando, diciamo insieme a un dottorando, abbiamo iniziato questo filone di ricerca, ok? Da un paio d'anni mi occupo anche di carbonizzazione idrotermica, quindi di nuovo acqua più biomassa, però in questo caso non operiamo con acqua supercritica ma con acqua liquida. Quindi operiamo a 180-250 gradi con pressioni che vanno dai 10 ai 45 ai 50 bar, no? Perché la nostra pentola a pressione deve arrivare a quella temperatura a cui corrisponde una tensione di vapore, nel caso dei 250 gradi dell'ordine dei 45 bar, un po' di gas si genera, operiamo a 50 e più bar. In questo caso il fine non è ottenere un syngas, no, il prodotto che deriva da questa operazione è essenzialmente un solido, ok? Un solido che chiamiamo idrochar, o per se ci piace di più lo possiamo chiamare biochar. Comunque alla fine otteniamo una sostanza tipo questa dal potenziale utilizzo quale vettore energetico per combustione, gasificazione, qualche lei, oppure anche come ammendante del terreno. In questo senso in Francia, Austria, America già questo biochar prodotto, diciamo che rispetta certi vincoli positivi, può già essere usato nei terreni. In Italia probabilmente potrà essere usato a partire da qui a qualche mese, perché ci sono già delle, diciamo, delle istanze presentate al Ministero, dal Ministero portate alla Commissione Europea, eccetera. Io oggi mi occupo ancora di gasificazione, ho ancora pubblicato quest'anno, però da ora in poi mi dedico a questo, perché è più a misura di piccole e medie imprese, quindi per me è anche più facile sia implementare banalmente l'operazione nel mio laboratorio. Nel mio laboratorio non sarei in grado di operare a, diciamo, queste condizioni di acqua supercritica, e poi posso reperire fondi presso aziende interessate alla tecnologia. Questo è l'impianto di Rovereto di cui vi accennavo. Questo è quello che, questa è la foto del parco di ingegneria dove lavoro io, è molto bello. Siamo a metà tra la città, che è più in basso evidentemente, è un paesino più poco sopra, in cui c'è fisica, ingegneria, diciamo, informatica, matematica e fisica. A valle ci sono le facoltà umanistiche e noi in mezzo, in collina, abbiamo questo, diciamo, da circa 25 anni che esiste questo, diciamo, edificio ad uso università. Ho una collaborazione con il Karlsruhe Institute of Technology in cui facciamo prove sperimentali mandando su collaboratori. E poi questo invece è il piccolo reattorino, che vedremo ancora meglio, realizzato, progettato da me un collaboratore, realizzato presso la nostra officina per fare carbonizzazione idrotermica. In questo senso collaboro ancora col KIT, con il CNR francese, con la Università di Bolzano, con la quale condividiamo anche il percorso di laurea magistrale di ingegneria energetica. Wet Oxidation, l'impianto di Rovereto, l'ha costruito questa ditta di Bolzano, finanziato in qualche modo, ora non vi do i dettagli perché non ci interessano, dalla provincia autonoma di Trento. Questo è il collaboratore che da gennaio 2014, ripeto, questa è una slide vecchia di un anno, da gennaio 2014 lui ha preso servizio con un contratto di postdoc in Olanda, a Twente. Continuiamo comunque a collaborare. E questo invece è il dottorando con cui facciamo carbonizzazione idrotermica, che in questo momento è per 6 mesi è proprio al KIT in Germania. Comunque lui è operato sul reattorino
che abbiamo visto prima, progettato da me e da Castello. Ora c'è un ulteriore dottorando che lavora sotto la supervisione mia e di un professore di ingegneria sanitaria. Quindi in questo caso quello che vogliamo studiare è proprio l'utilizzo dei trattamenti idrotermici, quindi carbonizzazione idrotermica ma anche idrolisi termica, quindi questi processi che diciamo ad utilizzo in un wastewater treatment plant. Quindi idrolisi di fanghi da avviare alla digestione anaerobica per aumentare la resa in biogas e diminuire la produzione di digestato, e comunque il digestato prodotto carbonizzato con la HTC. Ora qua diciamo, no, ma l'abbiamo detto, non funziona, no, in realtà funziona, il problema è che c'è un problema di azotati allo scarico, quindi l'acqua che esce in realtà non è acqua pulita, è troppo ricca in azoto. Questo impianto ha funzionato con buoni risultati a meno di questi azotati nella corrente di uscita. Questo impianto tratta i fanghi di una dozzina di impianti dislocati nella provincia autonoma, quindi lui riceve i fanghi sia dal trattamento di impianti di operazione di Rovereto ma anche da tanti altri impianti, li tratta al 13% di materia secca. Il problema è che appunto in uscita abbiamo un'acqua troppo ricca in azoto che né può essere riversata diciamo al fiume come fosse acqua pulita, né ahimè può essere riciclata all'impianto di gestione diciamo di trattamento dei fanghi di Rovereto, perché ne sbilancerebbe il funzionamento. Qui abbiamo un po' di output di pubblicazioni fatte dal 2011 al 2015 relativamente alla gasificazione d'acqua supercritica. Qui le prime pubblicazioni, work in progress, relativa alla carbonizzazione idrotermica. Quindi abbiamo uno sponsor, che è una ditta di Treviso, che sostanzialmente finanzia la borsa di dottorato e finanzierà anche un anno di postdoc al collaboratore Basso, e abbiamo appunto un'altra ditta di Bolzano, Azwanger, progettazione piantistica, che finanzia invece l'altro dottorando che ha iniziato appunto da pochi mesi e di cui qua non vedete la foto, ok? Anche qua quest'anno la prima pubblicazione su rivista diciamo importante, diciamo così. Ora sinceramente una carrellata, ma anche perché il tempo passa e poi magari è giusto lasciare un po' di spazio alla discussione. Come vi dicevo, gasificazione in acqua supercritica, un po' perché di formazione l'ingegnere chimico è abbastanza bravo a fare modellazione, un po' perché non è possibile per quel che riguarda il mio laboratorio implementare un processo a 500 gradi e 300 bar di pressione, 250 bar di pressione, quindi tanta diciamo modellazione, termodinamica di processo e di cinetica di reazione. Parte sperimentale appunto fatta presso il Karlsruhe Institute of Technology in Germania, a Karlsruhe. Qui abbiamo pubblicato relativamente a glucosio e beach sodas, quindi sostanzialmente segatura di legno in reattori di Inconel o piuttosto acciaio inox, e quindi abbiamo visto operato in condizioni di acqua subcritica a 350 gradi, supercritica a 400 gradi, in diversi reattori, e abbiamo visto quello che è stato. Abbiamo pubblicato nell'ultimo anno relativamente alla gasificazione in acqua supercritica di char prodotto dal processo HTC e sulla gasificazione di miscele glucoso-fenolo. Perché miscele glucoso-fenolo? Perché il fenolo, se volete, è la specie chimica in qualche modo parente della lignina, e il glucosio è la specie chimica monomero della cellulosa. Siccome in questo caso vogliamo fare uno studio di base, no? Capire gli effetti relativi,
bisogna lavorare evidentemente con composti chimici puri per poi capire quello che avviene su biomasse reali, biomasse lignocellulosiche, che per esempio l'ilinina e cellulose e cellulose. Ma io qui andrei, diciamo, veramente non starei a perdere tempo, no? Sono articoli che se volete trovate, se potete accedere, diciamo, attraverso il sito della biblioteca, potete loggarvi, Luca Fiori Scopus, vedete le pubblicazioni che ho, potete scaricarle, la nostra termodinamica, diciamo validazione con dati di letteratura, output sperimentale, output diciamo di questo modello sperimentato in ambiente MATLAB, prova di veloce, sinceramente ritengo non utile adesso perdermi su queste cose. Questo ve lo accenno, no? Un diagramma ternario, quindi abbiamo schematizzato la biomassa come costituita da solo carbonio, idrogeno e ossigeno, no? Questa è la molecola rappresentativa. Quindi questo diagramma ternario, qui abbiamo appunto carbonio, idrogeno e ossigeno, questo diagramma ternario fotografa quelle che sono le composizioni chimiche delle biomasse, no? Facendo l'ipotesi appunto di trascurare la presenza di azoto, zolfo, ceneri, ok? Quindi in funzione di quella che è la composizione della biomassa, in funzione di quelle che sono le condizioni operative, abbiamo calcolato se all'equilibrio, il nostro processo di equilibrio prevede le specie gassose, ma anche la specie carbonio solido modellizzata come carbonio grafite, come char, no? Diciamo un punto in questo diagramma può essere rappresentativo di una biomassa o piuttosto di una miscela biomassa acqua, no? Biomassa CX, HYZ più acqua, ancora idrogeno e ossigeno, mettete insieme gli atomi, ottenete un punto qui. In funzione delle condizioni operative avremo una zona che prevede all'equilibrio la funzione di carbonio solido e una zona che all'equilibrio prevede la esistenza di solo specie gassose, ok? In questo caso l'entalpia di reazione al variare della temperatura e considerando eventualmente di addizionare la miscela con un ossidante, no, zero vuol dire equivalente ratio uguale a zero, non ho ossigeno, è una gassificazione tout court in acqua superficie. Cosa succede se vado a iniettare ossigeno? Evidentemente la reazione diventa esotermica, okay? Mentre prima era sostanzialmente a tonalità termica pari a zero. Questo è il potere calorifico ai ppm del gas prodotto e qua abbiamo altre, diciamo, run sperimentali in cui abbiamo variato altre proprietà. Sinceramente andiamo avanti. Questa è la modellazione di processo fatta in ambiente Aspen Plus. Quindi sostanzialmente abbiamo modellato il processo, no, in cui andiamo ad addizionare biomassa e acqua, in questo caso la biomassa è schematizzata come secca, nel caso reale evidentemente sarà umida, eventualmente aggiunta di ulteriore acqua, pompata allo scambiatore che fa il recupero termico. Questo è il reattore vero e proprio, modellato come uno scambiatore e un reattore in cui c'è l'equilibrio chimico calcolato minimizzando l'area Gibbs, l'energia libera di Gibbs, prodotti di reazione, no, gassosi, eventualmente solidi, ma in generale la funzione di solido all'equilibrio non si ha, a meno di operare in condizioni particolari, quindi molta biomassa, poca acqua, bassa temperatura. Quindi i prodotti gassosi vengono raffreddati per ottenere un recupero termico, riscaldare l'energia al reattore, alimentati a un separatore che opera a bassa temperatura, che permette quindi la rimozione di acqua liquida, dovrò qui rimuovere l'energia termica e poi qua noi abbiamo pensato di sostanzialmente condizionare il gas, farlo passare attraverso filtri in grado di, diciamo, prelevare idrogeno, recuperare idrogeno, quello che non è idrogeno, quindi metano, CO,
CO2 vengono alimentati a un combustore eventualmente addizionato di metano fonte esterna, quindi bruciatore, aria, e forniamo quell'energia termica necessaria per sostenere la reazione. Ok? Un po' di run, diciamo, modellistiche, il tempo è tiranno. Qua abbiamo anche inserito, diciamo, chiaramente il processo prevede depressurizzazioni, ok? Abbiamo ipotizzato di operare con, ovviamente, la cosa più semplice, valvole di laminazione e, in maniera alternativa, turbine. Quindi il salto di pressione lo faccio recuperando energia meccanica, evidentemente poi da trasformarsi in energia elettrica, e qua abbiamo un po' di output per quello che è la, diciamo, la net power prodotta dal processo. Modellazione cinetica, abbiamo, insomma, modelli di letteratura per la combustione che nascono o per l'ossidazione a umido o per la combustione del metano, però utilizzati in un environment di lavoro di reazione diverso, quello della gassificazione in acqua supercritica. Quindi evidentemente output, diciamo, non ottimali, e poi abbiamo anche in qualche modo calibrato il modello per migliorare gli output. In questo caso il modello prevede meccanismi relativamente completi di reazione con specie radicaliche. Ok? L'acqua, diciamo, liquida, in acqua liquida le reazioni sono prevalentemente di tipo ionico. In acqua supercritica le reazioni sono prevalentemente di tipo radicalico, sono un po' le stesse reazioni che avvengono in un combustore di metano, ok? E quindi anche per quello si possono usare in qualche modo le diciamo, cinetiche prevedete da un tale modello. Parte sperimentale, questa è fatta a Casule, differenti reattori, ma passiamo oltre, no? Visualizzazione della superficie del reattore che evidentemente esercitava una qualche attività catalitica su quella che era la reazione di gassificazione. Questo è il piccolo reattorino, è un bicchiere 50 cc che operiamo, vi dicevo, l'abbiamo progettato per questi valori operativi, in pratica lo operiamo sino a 250 gradi per non andare troppo a gassificare la biomassa, ok? Quindi operiamo con tempi di reazione che vanno da mezz'ora, un'ora, tre ore a otto ore, questi sono, diciamo, i valori discreti dei tempi di reazione. Questo, diciamo, proprio si vede in maniera pessima. In ogni caso abbiamo operato con vinaccioli, vinaccia, con la frazione organica dataci dalla ditta, vi dicevo, di Treviso, sostanzialmente è una forsu compostata ma fuori specifica, che quindi non può essere smaltita come compost, e quindi va oggi un compost fuori specifico che va in discarica. Allora ci hanno dato qualche quattrino, hanno detto fate delle prove e diteci cosa risulta. RAM sperimentali, no? La rampa di temperatura della prova che arriva a 250 gradi, questa è la conseguente pressione, ok? Pressione che all'inizio aumenta in ragione della tensione di vapore dell'acqua e poi che aumenta per la produzione di gas, che è essenzialmente CO2. Quindi abbiamo tre run, qui abbiamo tre tempi di residenza, un'ora, tre ore, otto ore, tre temperature di set point 250, 220, 180 gradi. Bilanci di massa, quanto va nel solido, misurato evidentemente gravimetricamente a valle della prova, essiccando l'idrochar, quanto va nel gas, misurato con un gas cromatografo, quanto va nel liquido, banalmente in questo caso calcolato per differenza, complemento a 1. Abbiamo poi misurato le composizioni dell'idrochar, quindi analisi elementare, la composizione del gas cromatografo, del gas, abbiamo misurato il TOC, total organic carbon, del liquido, e quindi ci è stato possibile fare un carbon balance, ok?
Quindi se qua venisse 1 vorrebbe dire che tutto il carbonio che avevamo all'ingresso lo ritroviamo nei prodotti, come dire, nelle misure di quanto ottenuto a valle del processo. In pratica evidentemente qua a 1 non arriviamo, però tutto sommato siamo molto vicini a 1, quindi le nostre misure sono piuttosto buone. Ok? Chiaramente l'aumentare della temperatura, soprattutto l'aumentare della temperatura, in parte l'aumentare, in misura minore, l'aumentare del tempo di reazione, diminuisce la resa in carbonio solido. Che sarà però un carbonio, non in carbonio solido, scusate, diminuisce la resa in idrochar, ok? Meno idrochar, ma idrochar maggiormente arricchito in carbonio, quindi più simile al carbone rispetto alla biomassa iniziale. Come vi dicevo, dal 92 al 98% è CO2, il resto è CO, idrogeno e metano sono prodotti in quantità veramente esiziali. Questa è la produzione del gas, no? In funzione ancora del tempo di permanenza, tempo di reazione della temperatura. Qui non si vede proprio nulla, comunque in questo grafico, no? Al di là di un punto, diciamo, evidentemente spurio, avevamo quella che era l'andamento del potere calorifico al heating value dell'idrochar in funzione della resa. No, vabbè, qua diciamo, qua avevamo potere calorifico dell'idrochar in funzione di temperatura e tempo di permanenza. Tanto maggiore la temperatura, tanto minore la resa di idrochar, ma tanto maggiore il potere calorifico dello stesso, perché arricchito in carbonio l'idrogeno cambia poco, l'ossigeno invece diminuisce molto, no? Abbiamo visto, si produce tanta CO2, quindi l'ossigeno un po' va in fase liquida, quando diciamo TOC, misuriamo il carbonio, evidentemente sono specie CHO, e poi va, diciamo, in... Ecco, in questo caso appunto abbiamo quella che è la dipendenza del potere calorifico dalla resa in idrochar. Quindi sostanzialmente, data la resa in idrochar, qualunque sia la storia, quindi la storia vuol dire tempo di reazione o piuttosto temperatura di reazione, sostanzialmente una volta che si è dato l'idrochar yield abbiamo un valore univoco di HKV. Quindi le nostre variabili indipendenti, variabili operative, sono la temperatura e è il tempo di reazione, quelli li gestisco io, ok? In funzione di quelle variabili indipendenti ottengo la variabile dipendente resa in idrochar, però esiste una correlazione che mi dice che questa variabile dipende direttamente da quest'altra, che a sua volta dipende da temperatura e tempo di reazione. Questo è il diagramma di Van Creveler che dimostra, no, quella che è la sostanzialmente analisi. Qui abbiamo graficato il rapporto idrogeno su carbonio, no, rapporto atomico, peso, ossigeno su carbonio, le biomasse sono qua, ok? Zucchero, vabbè, avevo fatto delle prove a spot. Carbonio zucchero banalmente per carbonizzare qualche cosa che era sciolto nel liquido, completamente disciolto. Comunque le biomasse sono qua, il processo pirolitico, in questo caso pirolisi umida, carbonizzazione idrotermica, evidentemente porta alla riduzione in
idrogeno e ossigeno, si perderà anche un po' di carbonio, ma relativamente poco, e quindi dalla biomassa si passa alle torbe, alla lignita, al carbone. Ok? Tanto più severe sono le condizioni operative, tanto più vado verso il carbone. Poi è tardi, altra attività che faccio è ingegneria alimentare, quindi estrazione di sostanze con CO2 supercritica, quindi estraiamo ad esempio olio di vinacciolo e semi d'uva, abbiamo siamo al terzo progetto con questa ditta, con una ditta, che è questa qua, che per la terza volta ci finanzia progetti per ora industrializzare il processo che permetterà, negli auspici, ma probabilmente sì, di passare da scatti di lavorazione del pesce, no? Questa ditta produce filetti di trota, affumicati, qualche vapore, eccetera. Ovviamente tutto quello che non è filetto, viscere, eccetera, è uno scarto. Una volta si beveva l'olio di fegato di merluzzo, l'idea è di produrre un olio analogo, ma non solo, quindi produrre l'olio, ma addirittura arricchirlo in omega 3. L'olio di pesce presenta interessanti valori di acidi grassi omega 3. Questo è il dottorando che adesso è dal primo di maggio è iniziato, ha finito, si è dottorato con il professor Bertucco, come so che qualcuno di voi conosce, l'ho invitato a Trento a fare da membro di commissione per la tesi, per la discussione della tesi di laurea di un mio candidato, appunto, dottorando etiope Duba, il quale ora è in America con un postdoc di 1/2 anni, insomma, se sarà bravo sarà anche 2 anni. Va bene, e appunto queste due ora mi hanno lasciato, nel frattempo è arrivato un altro che mi manca, e però tutto sommato continuo comunque a collaborare tuttora con loro. Direi che vi ringrazio per l'attenzione e ora diciamo...